Gong salva il popò a Mazzarri. O forse no. Forse no, perché diciamoci la verità, ragazzi, questo pareggio non serve a niente. Non serve a niente, sicuramente non serve a Napoli. Probabilmente servirà al Genoa per la corsa alla salvezza, però io non riesco a essere soddisfatto. L'unico sentimento che provo in questo momento è la più totale rassegnazione, perché ragazzi, anche oggi un Napoli, come posso definirlo, cioè ancora una volta un possesso palla sterile, possesso palla inutile, manovra lentissima, ci mettiamo 4 anni per capire cosa fare, passaggi quasi sempre all'indietro, poca voglia di rischiare la giocata. Sì, hai fatto anche oggi con le 3-4 palle gol, però ragazzi, diciamoci la verità, cioè Martinez, il 90% delle parate di Martinez sono state tutte parate telefonate, cioè l'unica parata che mi sento di dire importante è stata quella su Anguissa nei primi 15 minuti, poi per il resto tutte parate assolutamente innocue. E che altro dire? Potrei anche finire qua il post partita, perché onestamente dovrei stare qui 5-6 minuti a ripetere sempre le solite cose. Onestamente mi sono anche scocciato di ripetere sempre le stesse cose. Prendiamo questo pareggio all'ultimo secondo, ormai ci siamo limitati a fare i miracoli negli ultimi 5 minuti di partita e basta, non posso dire altro. Io non posso dire più nient'altro, cioè ripeto, direi sempre le stesse cose. Mazzarri per me è inadeguato e non vedo l'ora che venga esonerato, anche se non credo che succederà. Per un attimo mi è balenata l'idea in testa oggi sullo 0-1 a dire ma magari perdendo è la volta buona che mandano via anche Mazzarri, però poi ho detto cioè esonero o non esonero non cambierà niente, anche perché cioè si parla di Giampaolo, quindi in caso di esonero di Mazzarri si parla di Giampaolo, quindi peggio mi sento. E basta, raga, onestamente basta, non c'ho nient'altro da dire. E stasera potenzialmente andiamo a più 9 sul quarto posto, anche l'Atalanta gioca in casa col Sassuolo. Onestamente vedo difficile un pareggio o una vittoria del Sassuolo a Bergamo, però mai dire mai. Gonge ancora una volta ci salva il popò. E voglio capire, mi piacerebbe capire quando capirà Mazzarri certe cose, vorrei capire quando si convince di fare questo benedetto 4-2-3-1 con tutti gli attaccanti in campo, vorrei capire quando si deciderà a mettere Ngonge dal primo minuto con Politano che entra a partita in corso, dove può magari essere un po' più decisivo, perché ormai Politano da quando gioca dall'inizio è diventato anche lui un giocatore, cioè il suo momento di overperforming è finito da un bel po'. Magari mettendolo al 60esimo può diventare un'arma importante a partita in corso con gli avversari che sono un po' più stanchi. Anche oggi Kvara, un giocatore maltrattato dagli avversari, però ricordiamo è Kvara che viene ammonito perché giustamente si lamenta per un livido bello palese che ci aveva sul fianco e giustamente viene ammonito perché protesta. Mentre chi lo maltratta il 90% delle volte la passa liscia. Poi che altro dire? Traoré non mi è dispiaciuto. Teniamo sempre in considerazione che è la sua prima partita dopo tanto tempo fermo e secondo me non ha sfigurato. Anguissa, il solito Anguissa, Lobotka oggi nel primo tempo malino. Genova comunque non ha sfigurato. Genova ha fatto una partita comunque di un livello importante, è venuta a Napoli giocando comunque in modo propositivo, facendo un bel pressing alto, induceva molto all'errore nel primo tempo, poi quando è andato sull'1-0 lì forse ha fatto lo sbaglio di giocare un po' più accorti, con i reparti più corti e più bassi,
pensava più a partire in contropiede. Forse lì è stato un po' l'errore. Non che il Napoli ne abbia beneficiato, perché vi ripeto, ormai il Napoli, cioè, come ho detto anche nell'ultima volta, le statistiche offensive del Napoli con Mazzarri stanno tremendamente scendendo. Forse oggi, cioè, vedevo a fine primo tempo gli XG, non so nemmeno se ci siamo arrivati a 1 di XG, adesso controllo. Ah, ci siamo arrivati. 1.38, 7 tiri in porta, però di questi 7 tiri in porta, cioè, giusto il gol di Ngonge è stato quello più pericoloso. Tutti gli altri, vi ripeto, tutti i tiri telefonati. Quindi niente, ragazzi, non sono, cioè, non riesco a essere soddisfatto di questo pareggio. Ripeto, un pareggio inutilissimo. Anche vincere non è che sarebbe stato così utile, però almeno davi l'impressione, ecco, di stare ancora in corsa. Con questo pareggio, se non sbaglio, siamo anche decimi, quindi ci ha scavalcato anche il Torino. Anzi, no, noi siamo a pari punti, siamo a pari punti col Torino adesso. E basta, questo è. Quindi 1-1. Io rinnovo sempre i miei ringraziamenti a tutti i protagonisti di questa stagione. E niente, mercoledì adesso c'è il Barcellona e preghiamo la Madonna che usciamo con un risultato dove si può almeno sperare nel ritorno. E basta, a questo ci siamo ridotti purtroppo. A sperare, come dice lo stesso Mazzarri, a sperare. Ah, poi altra cosa, mi è venuta adesso in mente. Mazzarri in conferenza stampa dice che Lindstrom non gli convince a destra, alla destra. E oggi Mazzarri mette Lindstrom a destra e Ngonge sotto punta. L'ennesima trovata di Mazzarri. Quindi, ragazzi, questo è tutto. 1-1. Mancano poco più di 3 mesi, quindi resistiamo. 15 partite e basta. Non ho nient'altro da dire. Noi ci vediamo domani con le pagelle. Sempre e comunque Forza Napoli e veramente speriamo che giugno arrivi il prima possibile.